Intanto direi una cosa, Ugo Colombari e Peppe De Boni, gli architetti dell'estate romana, hanno lasciato il loro studio a Testaccio e stanno in un seminterrato a San Paolo e nessuno gli dà 2000 euro, una sovvenzione o quello che sia, per fare la loro attività. Fanno cultura anche loro, anche gli architetti. Questa cosa che io vedo, che una categoria particolare, che è quella degli attori, dei registi, dei ballerini e dei musicisti, che per fare cultura chiedono sempre un aiuto, che magari arrivasse sempre sarebbe fantastico, forse, in realtà, anche perché io cultura non riesco proprio a definirla, poi mi piacerebbe addentrarmi su questo tema un attimo, però prima qualcuno ha detto, no, tutti voi avete detto, cominciando da te, tutti voi che fate delle attività, che la fate nel migliore dei modi possibili, con ogni possibile sforzo per fare quello che potete e fare meglio. Faccio parlare anche, faccio dire, faccio coinvolgo, vengono le persone. Allora, Elio Petri, è una cosa che ho sentito dire da Elio le storie tese. Elio Petri diceva, l'ultima frontiera della resistenza è fare le cose bene. Quindi su questo noi stiamo a posto. Stiamo facendo le cose bene. Che cosa possiamo fare di più? Prima tu dicevi che Roma è una città nella quale, a dispetto di tutti, c'è la maggiore attività underground su tutto il territorio. Non ho detto underground, ho detto che c'è un tale menefreghismo che poi viene convertito comunque in libertà. C'è. Perfetto. E quindi capacità di fare. E quindi questo pure è una capacità di esprimere cultura, a meno che non pensi al Ministero della Cultura Popolare, no? Cioè è una capacità di esprimersi fantastica. Allora io dividerei in due il tema e direi, da un lato affrontiamo, tra l'altro c'è una dicotomia, come dire, che non si può sanare fra politica e cultura, la politica è l'arte anche del compromesso, la cultura ogni volta che accetta un compromesso, come dire, sì, no? E quindi è evidente che il dialogo è un dialogo conflittuale da sempre, poi se ci sono dei politici che hanno una visione come Nicolini, io sono talmente vecchio che nell'81 già collaboravo con Peppe e Ugo quando si fece il Napoleon al Colosseo, no? Quella nel suo piccolo è una piccola cosa di cultura, nel senso che Nicolini, che era furbissimo, mi ricordo che disse a Francesco Pettarin, che era allora ancora non era presidente, disse quanto la facciamo durare la manifestazione quest'estate? E al Colosseo, cazzo, al Colosseo, un mese? No, è una volta che si mette, allunga, due e mezzo. E quanto ci mettete a montare? E noi sempre cercando di pensare, diamo meno fastidio possibile. Qui 15 giorni? Ma no, prendete un mese e mezzo. E a smontare, ormai avevamo capito, due mesi. È stato chiuso il Colosseo per 6 mesi, è stato aperto un dibattito attorno a questo tema, e a cui hanno partecipato tutti, che mi ricordo io, Cederna, Gaeo Lenti, Purini, e alla fine il Colosseo ha smesso di essere una rotatoria per le macchine e è diventato un'isola. Ma questo è successo al Circo Massimo, cioè è successo nella strada che portava sopra a Coso, al Campidoglio, eccetera. Questi sono dei piccoli fatti. Il fatto grande di Nicolini, che mi trovavo proprio a ripetere in uno dei discorsi, degli incontri che abbiamo fatto per Culture Più, è che lui non voleva, all'epoca i cinema del 6, sto parlando del 76, erano 3 a Roma, lui quando portò al cinema del 6 migliaia di persone, prima a Massenzio e poi negli altri luoghi, proprio nella Basilica e negli altri luoghi, il suo punto non era portare la gente al cinema nel senso, il vero risultato di Nicolini non è che c'è stata più gente che è andata ai cinema da sé, il vero risultato è che quell'anno, alla fine di quell'estate, la gente ha ricominciato ad andare a mangiare ai tavoli fuori a Trastevere, la gente ha ricominciato a uscire, a parlare, a fare cose. Allora, quando si parlava dei ghetti, che uno dei il fallimento, o quando si parlava degli spazi, purtroppo le cose sono troppe, io sono architetto, ma ne devi scegliere un paio i fallimenti degli architetti degli anni 70, e sono pieni le nostre periferie di anfiteatri o di teatri costruite dagli architetti per creare dei luoghi di aggregazione. In realtà
Piazza del Popolo e il Bar della Pace esistevano perché esisteva un contesto, non perché esisteva un luogo, esisteva un humus, certo, una situazione di tipo generale. E quello che manca dunque è questo tipo di visione, e lì mi raggoncerei una riflessione sul piano semantico, che è quella più interessante per riuscire a provare di tentare a bozzare un ragionamento sulla soluzione. Lo faccio prima, senza raccontare tutti i meccanismi di Culture Più, una piccolissima riflessione sul piano politico. Sul piano politico si possono fare delle cose, non esauriscono il discorso in sé. Culture Più, cioè il primo municipio, ha fatto una serie di cose che secondo me sono utili, e sono per esempio il processo partecipato a cui appunto siete venuti anche voi, quindi di discutere insieme e tirare fuori i temi, la rete, la costruzione di un sistema che consente di metterci in rete fra di noi, di conoscere, è troppo complicato per raccontare, è troppo lungo, ma insomma tu attraverso questo sistema riesci a sapere chi sta parlando di te a Roma e chi sono quelli, chi sono i legami, e so che lei fa questo, ma c'è anche quello spazio, parla con lui, quindi una rete che ci consente di lavorare. La semplificazione amministrativa, perché si sta aprendo lo sportello unico alla quale presentare le domande senza dover andare da tutti quanti, l'ufficio bandi che aiuta a costruire i bandi. Io alla mia veneranda età l'80% del mio tempo lo passo a preparare quello che da giovane pensavo fosse il lavoro. In realtà è il lavoro tutto, quell'80% che ci rompe tanto le scatole, come i bandi, che invece faremo bene, perché poi forse i bandi sono anche antichi, però prima forse a Roma smetteremo di farli o li cambieremo, ma in Europa ancora no, quindi impariamo a farli, andiamo in questo ufficio a farci dare una mano, perché secondo me 2 miliardi ridati nel 2013 di euro indietro sono uno scandalo. Poi gli spazi dismessi, oltre a questo discorso di chi mette a disposizione gli spazi, ci sono gli spazi dismessi del comune che verranno anche questi riutilizzati secondo dei progetti. Poi c'è il discorso della SIAE, il fatto dell'anticipazione del comune che si fa garante nei confronti, se tu vinci un bando ma non hai i soldi per poter fare la cosa, allora il comune si fa garante, tutte cose che possono aiutare. Resta il fatto che secondo me questo è un piano. L'altro piano è che cosa dobbiamo fare, che cosa possiamo fare noi, che facciamo. Innanzitutto c'è una figura che manca, tant'è che uno dei bandi dovrebbe portare proprio a realizzare un corso di formazione, ammesso concorso possa, forse darà un piccolo aiuto. Mancano gli operatori culturali, nel senso che uno può essere un bravo regista, uno può essere un bravo attore, uno può essere un bravo architetto, però fra la performance, cioè a dire ho realizzato questa architettura, ho realizzato questo balletto, e l'evento culturale, c'è una grande differenza, perché la performance ha un impatto, diciamo, localizzato nel tempo e nel luogo, molto circoscritto. L'evento culturale invece impatta fortemente nella collettività, e dopo di questo le cose non sono più come prima, se proprio è un grande evento. E quindi mancano figure di questo tipo, nel senso che io, quando Bedetta, Bandiera, quello che sta lì a Piazza San Silvestro, mi ha detto: architetto, ma sta piazza è invivibile, ma se inventi qualche cosa non possiamo fare nulla. E c'era una mia amica che, dato che io, Igor lo sa, che mi conosce da anni, diciamo, una delle cose che riesco a fare è trovare risorse per i miei progetti. Io lavoro col comune, la provincia, la regione da 20 anni, non mi hanno mai dato una lira, l'ho sempre portato io. L'orologio del countdown, il visitor center dei Fori Imperiali, il restauro delle fontane da San Benedetto, il restauro delle cose delle Roie, cioè, tutte operazioni che abbiamo fatto insieme portando soldi. Quando questa amica dice: Marco, ma tu non mi trovi un po' di soldi perché devo fare una cosa per l'8 marzo, che è una cosa che... Ma chi è che mi dà soldi per fare una cosa all'8 marzo dentro la cosa della Fiat? O inventi una cosa che incide, oppure perché dovrebbe dare soldi un privato che pure è disposto a dargli soldi, perché l'ho sempre trovati, quindi si trova. Le dissi: guarda, fai una cosa, tu fai teatro, ti do un teatro per 364 giorni l'anno, Piazza San Silvestro, fammi una proposta teatrale, mi fai una proposta artistica, dici: guarda Marco, c'ho sto teatro che è grosso quanto la... Lei è annichilita, perché ma perché è giusto che sia così? Se io le avessi chiesto all'interno di questo progetto: tu mi fai uno spettacolo di 15 giorni, e lei me lo portava, perché quello è il mestiere suo. Quindi un'altra delle grandi
equivoci che ci sono, è che in realtà saper operare, saper elaborare un progetto di tipo culturale, come faceva Renato Nicolini, come faceva Francesco Vittarini, come facevano altri, che è un concetto ampio, è diverso da essere una persona che fa molto bene il suo mestiere di, alla radio, all'altra radio, nel centro. Non mi ricordo. Io non sono né in un ACI né in... Io faccio progetti, tra l'altro, da una vita. Non ce l'ho mica, sto cercando degli appigli al discorso, non conosco nessuno, quindi sto soltanto. Invece il discorso qual è che mi interessava, che hai introdotto all'inizio? È il discorso di che cosa, quando tu dici la disgregazione, no? E lì mi ha molto interessato, perché, e che poi porta alla non integrazione. Allora, è evidente, cioè io con te parlo, non mi permetto di altro che di citarti un vecchissimo libro che è Apocalittici e Integrati, e finisco qui, quindi il valore connotativo del segno, ok? Che oggi dal 68, come dire, si riproduce e cambia e con flussi continui, con una rapidità che non consente di, come dire, che questo agisca in profondo e rimane sempre in superficie. E quindi noi, in realtà, il nostro problema, poi c'è pure il problema politico, poi c'è pure il problema che c'è l'architetto che vuole fare l'operatore culturale e non è capace, ma questo, il nostro problema è che noi dobbiamo renderci conto che il livello al quale possiamo tentare di agire è quello di dare un significato profondo alle cose che noi stiamo facendo, perché vengano percepite, perché altrimenti la barcaccia, qualcuno l'ha detto, credo che sia stato Cacciari, oppure forse anche il problema è che questi non si sono manco resi conto di che cosa era la barcaccia, ma forse mio figlio sì, perché grazie al cielo, ma molti non si rendono conto di qual è il contesto che ci circonda. Ma è giusto così, mi pare lo dicessi tu, nel senso, attraverso quali strumenti dovrebbero avere una percezione della realtà che è diversa da quella che loro assumono quotidianamente attraverso i messaggi che noi tutti forniamo? Allora, il problema è, da un lato, auspicare che ci sia una visione. Qualcun altro ha detto, e è buffo perché sono cose, ha detto cultura e ambiente, parlava, diceva prima, no? Quando io ho tentato di inserirmi nel gruppo che stava formulando un'ipotesi di programma per Zingaretti quando si presentava alla regione, no? E gli feci questa provocazione, lui si prese il foglietto, ha detto questo è forte, poi naturalmente non è successo niente, mi ha detto Zingaretti, bilancio, poi sottodividi, sanità da una parte, perché c'è il 75-77, non mi ricordo più, del bilancio della regione, cioè non puoi mischiare insieme, non puoi fare un campionato di basket, io giocavo a pallacanestro mettendo la migliore squadra di NBA e le squadre di Serie B del campionato italiano, cioè non c'ha senso, cioè quelli fanno una cosa e poi fa il campionato, la sanità, cioè il 70, gestiscila per conto suo, tutto il resto, l'industria, la scuola, i trasporti, quello che era, sotto a un cappello che era cultura, ambiente e turismo, cioè che sovrintende come visione, cioè la Regione Lazio, la mission è cultura, ambiente, turismo. Di che parliamo? Di industria? Sotto a sto cappello. Di che parliamo? Di scuola? Sotto a sto cappello. Di che parliamo? Di trasporti? Sotto a sto cappello. Perché se parli di trasporti c'è un impatto nell'ambiente, c'è un impatto nella sostenibilità, c'è un impatto sul turismo. No, sul turismo. Pensate al turismo, come il Lazio, da Roma in giù c'è la ferrovia, quella che se uno fosse minimamente furbo e speculativo sul piano politico, sistema la ferrovia Roma-Terracina che è rotta da 4 anni perché c'è un pezzettino di coso che casca giù di montagnola e si paga un pullman, l'ira di Dio, vabbè, questi sono meccanismi che conosciamo, non c'è proprio. Però sistemano, no, che tu te li compri, se proprio vuoi essere, li compri quelli che della zona, perché gli dai sta ferrovia, e poi se sei un po' intelligente quella ferrovia la fai funzionare per davvero, visto che Terracina, Sperlonga, Circeo, Fondi sono dei posti di turismo, e ti inventi anche un programma di sviluppo territoriale che lega la cultura al turismo, non a caso l'assessorato del primo municipio è cultura e turismo. Allora noi dobbiamo, il problema è lì, che noi non riusciamo a trovare il linguaggio, e talvolta siamo troppo concentrati nel pensare che ciascun impegno personale viene annichilito dal contesto, il che è naturale. Noi non possiamo fare altro che fare le bene. Poi se c'è un politico che ha una visione, o se riusciamo a
a fare in modo che questo venga sviluppato, venga, e allora noi lì ci possiamo agganciare.